del canale dei robot del giornalista, bentornati, bentornati dopo tante pillole. Lo so, ho letto i vostri commenti, non ne potevate più di queste pillole, ma d'altra parte qualche, qualche settimana di vacanza, insomma, ci è voluta per noi e per voi. Quindi ricominciamo, ricominciamo con una normale programmazione del canale, con la prima recensione di questa nuova stagione e diamo il benvenuto con noi a Minigio, eccolo qui. Buonasera Minigio. a tutti, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. 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 Nonché a uh, Roma, eccolo qui. Buonasera. Buonasera. Ben buonasera. trovati ben trovati, ben trovati. Diamo un caloroso saluto anche a, a Ray in quel di Roma. E salutiamo anche Koji che questa sera è Uccel di Bosco. Ciao Koji. Uccel di Koji. Bosco. Come dite voi, Uccel di bosco fatto di nebbia? Uh, si è nascosto nella nebbia, comunque Koji non è questa sera qui con noi. Ringraziamo Anime Toys per la consueta ospitalità a questo canale, sempre disponibile. Grazie, Giorgio, e ringraziamo anche Stefania che è qui con noi. Buonasera a tutti. E partiamo, 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 partiamo con qualcosa di semplice, qualcosa di semplice è come recensione intendo, e qualcosa che non abbiamo mai fatto, qualcosa di cui non abbiamo mai parlato. Ormai non sono tantissimi gli anime robotici di cui non ci siamo occupati, ma ce n'è uno in particolare che ci mancava ed è Astroganga. Astroganga, che voi vedete qui nella sua figura, nel suo modello dell'HL Pro, di cui non parleremo questa sera. E... Ma è qui semplicemente per farci compagnia nel momento in cui noi inizieremo il nostro consueto... Pippotto. Pippotto su Astro Ganga. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Beh, uh, iniziamo col dire che... Mh, io non ne conosco tanti a cui Astro Ganga piacesse quando erano piccoli. Mm -hmm. Perché Astro Ganga, insomma, rispetto agli altri era un po' un bambuccione. Faccio eh... parte di questa schiera, sa? Ci racconti, ci racconti. Io da piccolo non ero, pur vedendolo, sì. non ero molto amante di questa serie perché io ero abituato ai super robot di Konagai, quindi a Mazinga che è già riuscito a Goldrick che è già riuscito che avevano queste armi meravigliose, sì. e poi mi ritrovo lui che ha queste espressioni umane, che dà soltanto pugni e cacci, quindi nessuna arma, sì. e, e mi sembrava un, un robot minorato, mi passi questo termine. Beh, lei è severo sì, eh, è vero, è vero, è vero, anche perché scopriremo tra poco che in realtà... Di motivazioni per vedere Astro Ganga ce ne sono moltissime. Quello sì, ma la, la psiche di un bambino ragiona sempre in maniera diversa. La psiche di un bambino ragiona in maniera diversa e si basa anche semplicemente sul lato estetico. Perché sul lato estetico, noi adesso stiamo vedendo questo HL Pro. In versione metallic e eh, vediamo che eh, insomma eh, beh, mi, mi continua a sovvenire la parola bamboccione. Perché questa, questa faccia un po' da buono, un po' da un po molto, da, umana, molto, molto umana. umana, molto umana, molto da buono con questi occhi con pupillona. Mm -mm. Eh, la faccia rosa bella. la faccia rosa. Insomma. C'era qualcosa di strano, sembrava quasi un prodotto di serie B, cosa che non era assolutamente. Ma mh, il problema nasce dal fatto che Astroganga veniva prima di tutti gli altri. Astroganga veniva addirittura prima di Mazinga Z. Sì. Ma noi questo non lo sapevamo perché eh, rispetto alla consueta... Uh, tutti gli errori, i consueti errori della programmazione della televisione italiana che negli anni 70-80 comprava qualunque cosa dal Giappone e pubblicava a casaccio, noi abbiamo visto Astro dopo gli altri e chiaramente vederlo dopo gli altri mh, non ci ha permesso di. Apprezzarlo. Lo ha penalizzato di molto. Esce ehm. in Italia nell'80, praticamente su Telemonte Carlo. Nel 72 in Giappone, mm -mm. prima, leggermente prima di Mazinga Z. Sì, perché parliamo di ottobre, esattamente ottobre del 72, usciva anche il fumetto di Mazinga Z ma la serie di Mazinga Z la vedremo soltanto da dicembre in Giappone quindi sì. viene dopo di un paio di mesi viene dopo di un paio di mesi e segue nell'ordine dei nostri amati Super Robot segue eh, Super Robot 28 segue Tetsujin 28 è uscito un bel po' di anni prima è uscito ed Era è il, prima. Primo, il primo Super Robot a colori sì, questo sì è il primo Super Robot a colori anche se attenzione, attenzione non siamo certi di poterlo chiamare super robot. Eh, quello lo scopriremo più tardi. Esatto, caro Rio, ma questo lo scopriremo tra pochissimo. Dicevamo 1972, qualche mese prima di Mazinga Z. Primo anime robotico eh, tra, virgolette. tra virgolette a colori con delle particolarità, soprattutto a livello di trama, che lo rendono anni luce avanti a quello che Avevamo già visto, cioè a degli anime che eh, sarebbero poi succeduti ad Astro Ganga okay. perché, 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 perché? Perché ci troviamo davanti a un invasore spaziale. Attenzione, per la prima volta, un robot non combatteva contro uomini come con Tetsujin 28 e si distaccava un po' da quella propaganda. Uh, giapponese legata alla seconda guerra mondiale che invece era uh, il filo conduttore di Tetsujin 28 ma in questo caso stiamo parlando di un uh, invasore spaziale, i blaster, i distruttori, i, appunto. Distruttori, i blaster che arrivavano dallo spazio perché, perché nel loro pianeta non avevano più ossigeno e quindi dovevano assorbire, aspirare, succhiare l'ossigeno di tutti i pianeti abitati, tra cui la Terra. Vi dice nulla questa cosa? Vi dice nulla? Eh beh, eh beh, sì, Eh? Sì, cosa sì, cosa sì. le dice? Ma forse Goldrake, eh forse eh... Goldrake, forse Goldrake, solo perché... che a differenza di Goldrake non vengono da Vega, ma dalla costellazione dello Scorpione. Bravo, 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 però cambia pochino. Eh? No, è quella. Cambia è pochino, la, cambia la, pochino. La, la Solfa è quella. La Solfa è quella e eh? pensate di quanto è stata anticipata. Eh. E abbiamo già visto che questo Gonagai che rimane un genio, però scoppiazzava alla grande, eh? Scoppiazzava alla grande perché la trama di Ufo Bogoldrake è paro paro a quella di eh, ah, Astroganga. Con sì. degli elementi, l'abbiamo detto qualche recensione fa, presi da eh, Babel Junior. Da Babel Junior, esattamente. Quindi, insomma, questo Astroganga, prima di tutto, aveva una trama interessante. Sì. Poi aveva però degli elementi che eh, ci riportano indietro: cioè il pilota. E qui viene fuori appunto quello che è l'invenzione di Gonagai: il pilota eh, è ancora una volta un bambino, non è un adulto. E possiamo definirlo pilota? Non possiamo definirlo mm. pilota. E questa è la seconda cosa importante cioè... perché il pilota non entra in non entra fisicamente seduto in una cabina di pilotaggio, ma è un uh, ragazzino, un bambino, cosa che rendeva questo anime molto appetibile ai bambini, perché se il protagonista è un bambino, chiaramente si ha un'immedesimazione. Più il protagonista è adulto, più l'adulto avrà un'immedesimazione. Quindi sappiamo che il target di Astroganga, avendo come protagonista un bambino, era ancora una volta per bambini e qui abbiamo un collegamento tra il bambino e questo robot eh, simbiosi forse simbiosi mm. esattamente simbiosi cosa che poi avremmo visto in in qualche maniera Raidin però bravissimo, Raidin bravissimo. rientra in una cabina io direi anche in uffo da Apollo ah, anche bravo solo che di diventa la sua armatura e... Ragazzi, arriviamo a Forza Evangelion, anche. Eh? Sì, una sorta di fusione. Sì. Una sorta di fusione. Cioè, quindi è anni luce avanti. Certo. Eh? Ecco, un'altra cosa che bisogna dire di questa è continuo, fateci caso, non ho ancora detto una volta la parola macchina, non ancora ho ancora detto una volta la parola macchina, continuo a chiamarlo robot, ma mi viene da storcere il naso. Comunque, questa, questo Ganga, perché in realtà si chiama Ganga, la serie si chiama Astro Ganga, ma lui si chiama Ganga, vedete che ha uno stemma sul petto. Questo stemma sul petto era uguale a un medaglione che questo bambino aveva uh, sul, petto. sul petto. E con, tramite questo medaglione entrava in simbiosi con il robot, con uh, Ganga, e gli dava quello che a Ganga Mancava. Perché attenzione: Ganga è un robot senziente, è una macchina senziente, è una macchina capace di parlare, è una macchina capace di muoversi e di prendere qualche piccola iniziativa. Ma non è capace di pensare con quella profondità umana che solo il collegamento con un umano o con un bambino, in realtà non è un umano, ma anche questo con un bambino, con una mente come la nostra, eh, gli avrebbe dato. E ecco. però, in cambio, gli dava la forza. Perché lui la... esattamente quindi è un rapporto simbiotico è un rapporto simbiotico quello tra la mente di un bambino e la mente e la, la forza, forza di non sì. una macchina perché adesso scopriamo le nostre case. Possiamo dire anche mente e cuore. Anche, eh, forse. Mente e cuore. Non è detto perché eh, Ganga ha un cuore. Ganga ha un cuore e lo dimostra. Sì. Ganga ha un cuore e lo dimostra. Io adesso non voglio spoilerare. Però. Però ci arriveremo. Perché secondo me, vale la pena svelare quel particolare sì. per dare il terzo elemento di innovazione. Bene, ci arriviamo, sì. ci arriviamo, sì. caro Orion. Allora, 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 vi è mancato, colgo l'occasione per dire agli amici del canale, vi è mancato questo pippotto? Scrivete pure tutte le vostre proteste, <ride> sollevate le vostre bandiere, ma noi siamo molto contenti in realtà di poter ricominciare a fare pippotti. Bene, eh, perché non l'ho chiamato macchina? Perché Ganga non è una macchina, Ganga è un eh, essere... Composto da metallo vivente, eh, metallo vivente che si è risvegliato grazie al calore di un vulcano ed è stato plasmato nella forma di ganga dal papà, oh, nonno. Dalla, dalla mamma, dalla mamma. Maia non, non è proprio, insomma, la, la mamma ha regalato. E eh, Ma era lì pezzo... che intagliava nella seconda puntata. Ah, intagliava, eh? intagliava, sì, intagliava. Sì, sì, intagliava. Vabbè. Si l'ha progettato. Pro... Si parla di progetto, cioè. È un metallo vivente, ma aveva bisogno di un progetto per eh, assumere una forma. Una per assumere una forma. Cioè, e sì. si vede la mamma, Maya, che disegna questo astrografo: la, la, la sagoma. E in più, come diceva lei, giornalista, mi perdoni se la interrompo: aveva bisogno del calore. Beh, la fonte di calore era quella che permetteva a questo metallo di diventare più grande. E quindi di acquisire anche più potere. Ecco che all'inizio si vedeva nella seconda puntata che si avvicinava uscendo dal suo involucro al camino, al fuoco sì. del camino. Da lì si era capito che era il calore. In realtà, calore. Maya, che dopo vedremo chi è Maya, eh, spiegherà che più calore c'è, più una fonte di energia termica è maggiore, più può crescere questo essere. Che non a caso cresce all'interno di un vulcano attivo dove tutto questo calore può dargli eh, la forza l'energia per diventare questo colosso d'acciaio vivente ma allora a questo punto dobbiamo dire chi sono questi personaggi che abbiamo citato la fermo un secondo perché Vada. ci tenevo a dire una cosa sì. eh, in realtà un, ehm, un essere vivente di materia vivente come ganga corrisponde a una definizione che è molto simile a quella del robot, ma non è un robot: è quella del golem in, in, uh, Ganga è un golem e golem è una parola che si confonde molto nella storia della robotica con quella del robot perché si parla appunto di una vita che nasce dalla materia quello che manca è la parte meccanica che contraddistingue il robot ma se noi immaginiamo semplicemente Pinocchio cioè il bambino di legno che a arriva a vivere è un golem, mentre un essere fatto di ingranaggi e meccanica è un robot. Ugualmente, sono esseri fatti di materia a cui viene infusa la vita. Cioè. Scusate per questo piccolo... Se sì, particolare... mi viene in mente, non so, il gigante di pietra della storia infinita. Bravissimo, 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 bravissimo. Ma io ho ancora delle, delle cose che mi legano agli orobotto, quella mostra che ho fatto a Milano, in cui raccontavo proprio questa storia, per cui mi fa piacere ritirarla fuori eh, in occasione di un anime giapponese. Ganga, eccolo qui diceva su Maya, Maya è un'ape giusto? assolutamente sì. no, è no, un'aliena è un'aliena okay. che viene da sì. un pianeta sì. molto lontano sì. eh, attaccato a sua volta dai blaster ah, FLID beh per bacco, <ride> per bacco eh, può essere Cantaros Cantaros che guarda caso è il nome poi del protagonista Kantaros come, sì, nome, come nome giapponese noi lo conosciamo come Charlie certo. ma chi è questa Maya Maya scappa dal suo mondo sì. che viene distrutto dai blaster si porta con sé una sbarra di metallo vivente sì. da cui nascerà poi ganga più due medaglioni che appunto sì. sono quelli che citava lei giornalista uno verrà dato a ganga e l'altro verrà dato a charlie per entrare in simbiosi perché questa signora chiamiamola così aveva già immaginato nel futuro eh, di eh, far crescere Ganga, perché di questo si parla, ma soprattutto di farla entrare in simbiosi con qualcuno che poteva dargli l'intelletto. Quindi eh, che cosa succede? Lei atterra sul nostro pianeta, ovviamente il classico eh, disco volante ancora una volta le ricorda qualcosa? Eh sì, molto bene, eh sì. Viene trovata da uno scienziato, sì. guarda caso proprio uno scienziato, non un operaio, non un barista, uno scienziato, guarda caso si innamorano guarda a casa nasce un bambino in Italia Charlie in eh, Giappone Cantaros Cantaro. che è il nome del pianeta nasce un bambino e iniziano a ragionare sul fatto che Ganga potrà diventare il difensore della terra che è il pianeta che ha accolto ecco che quindi qui sveliamo il perché prima le diceva Forse non è un bambino terrestre nel senso terrestre, perché è un ibrido. È un, è un, è un alienino: è un alienino, un, un metallino. È un piccolo Actarus, direi. Beh, e... Actarus era tutto alieno. Eh sì, però, però la trama è assolutamente certo. molto, molto simile perché in maniera preventiva la madre eh, arriva sul pianeta Terra con questa barra di acciaio vivente, dicendo se quelli attaccano anche qua, almeno. Siamo pronti per difenderci. Ebbene, bene, quindi. E questi arrivano. E questi arrivano. Attaccano. Attaccano. E siccome lei, guarda caso, prima di partire era stata colpita dal raggio di uno dei mostri, perché questi Blaster hanno il potere di trasformarsi in mostri, hanno capacità di trasformazione. E ancora una volta le ricorda qualcosa? Una radiazione che colpisce qualcuno prima di lasciare il suo pianeta e di venire sulla Terra? Benissimo. <ride> sì, ecco Superman. Che. Sì. È la criptonite. Però, eh, in questo caso, eh, ai noi, a causa di queste radiazioni, chiamiamole così nel cartone non vengono specificate più di tanto: ecco che muore. Muore e rimane il bambino con questo papà. Che però in Italia non è più il papà, diventa il nonno. Ecco, questa è una cosa che non mi sono mai spiegato. Però allora è... qui possiamo darci una spiegazione: in realtà sì. o meglio, tentare di ricostruire a ritroso la cosa. In Italia noi lo conosciamo come nonno anche perché di punto in bianco dall'avere i capelli neri, del ricordo della seconda puntata, ce li ha bianchi con la barba. Però se si sentono eh, diciamo, i dialoghi nella lingua giapponese, ecco che si sente Charlie rivolgersi a questo signore con Otosan, che vuol dire padre. E quindi è chiaro che il papà non può essere il nonno, altrimenti. Un vecchio, padre. un vecchio padre. Ma mi scusi, Miriama, mi tolga una curiosità del tutto personale. Uh -huh. Lei queste cose come diavolo fa a saperle? Un po' perché me le ricordo, un po' perché ha approfondito negli anni bravo, 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 io sono molto, le faccio i miei complimenti, sono ammirato e mi stava anche antipatico a Stroganga sì, sì, le, le stava antipatico a Stroganga <ride> e malgrado ciò lei sa tutte queste cose su questo pupazzone, su questo pupazzone umanoide una cosa lei l'ha già anticipata, lei l'ha già anticipata ed è uno dei, dei motivi, dei motivi eh, per cui poi questo robot è stato ampiamente superato almeno da un punto di vista uh, così di affezione nei nostri cuori, non aveva alcuna arma. E quindi vedere eh, questa infinità di scazzottate non, eh, non ci ha permesso di affezionarci ehm, come per la meravigliosa invenzione. Che poi è del, di, del grande romano Malaspina, di urlare i nomi delle armi. Perché sapete che in Giappone i nomi delle in, in lingua originale, le armi non venivano urlate come sono state uh, urlate da Malaspina. E questo ha mitizzato il personaggio e i personaggi in maniera completamente diversa rispetto agli originali noi in Italia siamo stati molto fortunati per questa interpretazione lo stesso Malaspina dice che i suoi personaggi nel resto del mondo non sono così amati come eh, come qui in Italia e il motivo probabilmente è questa sua enorme interpretazione ecco, Ganga non aveva nulla da urlare perché non aveva armi e poi Ripeto, aveva un po' questo, questo, questo fare da, da bamboccio, sì. eh, aspettava, aspettava ordini, guardava e diceva cosa dobbiamo fare eh, con questa faccia molto buona, con questa espressione e soffrio, eh, soffriva, soffriva e soffriva e soffriva e fino a. Questo lo, lo diciamo? Lo diciamo, ma prima diciamo una cosa che Prego. ci può interessare: è vero che non aveva le armi, e ce lo stiamo dicendo, sì. nessun'arma da dichiarare perché di questo parliamo. però era resistente: certo. non abbiamo mai visto pezzi di Astrokanga volare no. per lo schermo e sapeva volare. E sapeva volare perché Mazinga Z aveva bisogno dello scrander, giusto, Minigio? Certo. Sì, anche perché comunque viene tra virgolette ferito in alcune puntate, ma lui può rigenerarsi. Perché col calore riesce il metallo a rigenerarsi, a fondersi, a fondersi e certo. rigenerarsi. Quindi è la sua grande fortuna. <ride> è anticipato anche il Ghetto Robot da questo punto di vista: assolutamente, <ride> assolutamente. Quindi ragazzi, eh, 1972, prima di Mazingazzetta, con la trama di Goldrake e con tutta questa storione che vi stiamo raccontando, a colori, è tanta roba è eh sì. tanta roba l'unica cosa è che averlo visto dopo Raytan 3 dopo Zambot 3 dopo Gundam Beh, dopo il grande Mazinga eh, è insomma, uscito sminuito ci è, è sembrato eh, un eh. po' debole chiaramente sì. ci è sembrato un po' debole non arriva però neanche tardissimo perché siamo ancora negli anni 80 eh, negli anni siamo negli ma sai quanti ne erano usciti caro Minigio no, sì. in quegli anni lì eh. Sì, sì, no, vabbè, erano usciti tutti uno dietro l'altro e poi arriviamo a... al terzo elemento innovativo al terzo elemento innovativo. Il terzo elemento innovativo è... La trama, come finisce? Come finisce? Finisce, eh. finisce, finisce con uh, un elemento importante che dà la centralità di questa storia non alla macchina vivente, ma all'uomo. Ed è come sempre quindi una celebrazione dell'uomo, perché la macchina altro non è che una celebrazione dell'uomo, la macchina altro non è che una copia dell'uomo è un'emanazione dell'uomo e quindi qualcosa che riesce a ristabilire quest'ordine in maniera così chiara come nel finale di Ganga è comunque eh, molto molto bello e importante perché è toccante toccante perché quella che è, è la storia di Ganga, di Astro Ganga non è la storia della macchina, ma è la storia di Cantaros e quindi è proprio questa evoluzione del personaggio che arriva a un punto di maturità. È un po' come quando eh, arrivi a un certo punto e puoi togliere le rotelline dalla bicicletta, le rotelline dietro dalla bicicletta, perché hai imparato ad andare da solo. E proprio eh, questo finale culmina con la celebrazione della maturità del personaggio che riesce a portare avanti. Tutto quello che deve portare avanti, senza più. Kanga. E attraverso il sacrificio di un amico. Sì, in realtà è, è Ganga che decide in maniera autonoma di sacrificarsi. Esatto. Io non l'avevo lasciato velato perché mm -hmm. non volevo spoilerarlo proprio così. Perché Sono, ma, passati, tanti sono passati tanti anni. Sono passati tanti anni, ma magari rivederlo senza ricordarsi questa cosa sarebbe stata. Però, però, però però. però. Mm -hmm. Mm -hmm. Vorrei aggiungere che non è facile rivederlo. Eh? Non è facile mm -hmm. rivederlo, anche eh, perché no, sì. le animazioni sembrano proprio quelle di, de, degli anime pre- Nagai sono quel, quei personaggi eh, un po' abbozzati, un po' simili a, a quelli di Astro Boy, sì. senza nulla togliere, anzi, eh, pur con la netta superiorità di Astro Boy dal punto di vista della trama e della storia. però sono quel. quel quello stadio dell'animazione giapponese in cui si rifaceva ancora molto a quella americana, non aveva ancora una precisissima personalità che poi avrebbe sviluppato probabilmente proprio da Mazingazzetta in poi. E' è interessante sapere una cosa che non diciamo spesso, ma in quegli anni lì gli, gli anime erano in crisi totale, cioè sì. non li vedeva più nessuno neanche in Giappone, tant'è vero che c'erano i Tokusatsu proprio perché eh, gli anime avevano... E i Tokusatsu hanno riempito proprio quello spazio di anni esatto. tra Tetsujin 28 e Astro esatto, Perché esatto. Tetsujin parliamo della prima metà degli anni 60 e dal fi siccome finiva nel 65 la serie, 63, 63 l'inizio, 65 perché ha durato sì, diversi sì. episodi, ecco che in quello spazio lì non si è più parlato di produzioni animate e robotiche. Sì, sono passati nove anni. Eh. Esatto. E io questo lo definirei un Tokusatsu anime. Perché lui, infatti, mena, mena come un fabbro, esatto. come i Tokusatsu, si muove come un so Tokusatsu, parla come un Tokusatsu. però è, è un. essere umano però, travestito. però è un cartone animato. Certo. Per cui, grande rivoluzione. Sì. Signori, sono 19 minuti e 37 secondi di pippotto. Potevamo Io fare meglio. Potevamo <ride> fare di più per sì, Astro perché Ganga. ce n'è tanto ancora a parlare. Allora, ci rendiamo. No, prego, prego. Io no, so. perché. Gli sono... si il collega. spesso tantissimo a poi alle altre anime robotiche che vedremo in futuro, cioè dopo. Eh, cioè Charlie guida la moto. vi sì. vi dice qualche cosa? Mello. Charlie guida la moto e tra, eh, tra, eh, tra, eh, quando e cioè. quando tira fuori il medaglione, tra l'altro la moto cade. Cade, eh, cade come qualcuno qualcun altro... chiama che ha anche con il medagliore. Sì. Mi ricorda, eh, sì, ricorda eh, qualcuno sì. che chiamava con un medaglione, uh, una medaglia, E si trasforma. E si trasforma lo co sì, come in attero. So, sì, si trasforma. Sì, si trasforma cioè, quindi è veramente pieno, pieno, e pieno. Il finale ci racconta qualcosa che abbiamo già visto qualche recensione fa a proposito del gigante di ferro. Eccolo lì. Eccolo lì. Di nuovo il sacrificio, sacrificio all'ultimo. Di nuovo il bambino che resta solo. Anziché avere il medaglione c'è una vite. Ma di nuovo è un gigante che dà la vita perché sono giganti viventi. Dà la vita per noi, per un, per un pianeta che magari non è il proprio del, del gigante di ferro. Non sappiamo perché è misteriosa la sua origine, ma di questo sappiamo che è sicuramente aliena la sua origine. Vabbè, vediamo anche il sacrificio di Zambot Free. Cioè, ci sono tanti. C'è cioè, un eh, finale non è, diciamo, positivo da punto, dal punto di vista robotico. Ma positivo dal punto di vista della crescita della persona esatto, della celebrazione della persona. E, e io direi che adesso sì, potremmo andare, andare avanti, però direi, però, direi giusto perché sì, però non, non vorrei essere causa Vengono, di suicidio. Fine, sì. Sì, <ride> sì. <ride> Il pippotto, del canale, no, però diciamo che questa è stata una importantissima operazione di salvataggio di Astroganga. Se ve lo ricordavate come un anime brutto, adesso sapete che e il personaggio non è bellissimo, ma senza di lui, senza Stroganga, probabilmente non avremmo visto il 50% delle serie robotiche che gli sono succedute. Perché aveva elementi che sono stati presi, ripresi e scoppiazzati da tutti. Eh, certo, con dei robot più belli. L'ultima, <ride> ultima, ultima cosa, veramente. Basta, non giola, prego. No, però devo dirla, cioè, i disegni sono fantastici, eh. Ma cioè, abbiamo appena ritrovato. Lo abbiamo... studio NAC: sì, cioè, sì. abbiamo questi occhioni brillanti blu, eh, questi volti eh, umani stupendi, veramente belli. Queste donne bellissime, cioè, Maia, la mamma eh, di, eh, di Kentaro, è bellissima. Veramente fatti, veramente benissimo, e anche lì ci sono praticamente, eh, se noi andiamo a guardare bene, ehm, come dire, dei particolari veramente molto carini, eh, ad esempio i, i vari jet. Della polizia lei internazionale, da questi particolari, sì, molto, eh. cioè, da ne... Baby junior in giù sì, dalle scritte vediamo, sui libri Insomma, stupidata a scuola questi 10 bambini con 10 maglioni diversi. Vero. Mentre invece in futuro abbiamo praticamente un me... ripetibilità vediamo 10 bambini che giocano nel campetto eh, della scuola che hanno 10 magliette uguali, gialle Beh, sì, lei... c'è una particolarità. Sì, sì. È vero, è vero, è vero, ma questo è dovuto semplicemente al fatto che dopo eh, l'anime assume una connotazione di serialità, cioè sì, erano obbligati a farne 4.000 al giorno e eh, a registrare 18 puntate in una settimana, per cui chiaramente andavano a risparmio dei disegni e riutilizzavano dei fotogrammi già utilizzati. Anche Questo qui riutilizzano è... i fotogrammi, però c'era una cura dei dettagli che era veramente molto sofisticata. Ma quindi tu mi dici, mini Minijoe, che si passa da una dimensione artigianale più curata fino a quello che diceva il giornalista, una produzione industriale ripetitiva. Sì. Okay. Beh, l'innovazione anche perché comunque fino a quegli anni lì, non so se vi ricordate eh, tipo L'Uomo Tigre, Fantaman, avevamo questi disegni un po' squadrati, Qui si parte con il tondeggiante, il, cioè, il viso occidentale. Non, non sono d'accordo con quello che lei sta dicendo perché quelle opere che lei ha citato sono figlie degli autori, della, della firma del, dei disegnatori. Uh, L'uomo tigre in particolare ha un tratto inconfondibile, voluto e famosissimo, che nulla ha a che vedere con uh, gli anime robotici. Uh, per quanto riguarda quello che dicevamo, invece si tratta proprio di un'eredità. Naturalmente, i cartoni animati nascono, eh, nascono in Occidente. La Disney faceva da padrona. Eh, la Disney era famosissima anche in Giappone. E questa rinascita dei cartoni animati giapponesi parte da quel punto lì e poi assume adagio adagio delle sue eh, caratteristiche eh, precise, come gli occhioni, e, ma. Con Astro Ganga siamo ancora uh, in mezzo, siamo ancora in quel periodo in cui non c'è una maturità uh, di, del tratto che avrebbe poi contraddistinto gli animi successivi. Termina ufficialmente questo lungo pippotto su Ganga, su Astro Ganga. Mancava solo una cosa che nessuno di voi ha detto e che mi tocca dire a me. Eh, no, io non volevo, ma... La sigla... C'è un'altra cosa per cui Ganga supera Mazinga e supera tanti altri. La sigla di Astro Ganga è firmata da Ichiro Mizuki, okay. cioè è lo stesso, la stessa voce della famosa sigla di Mazinga Z. Eh, però la superò nel senso che arrivò prima Astroganga, anche in questo. Ecco. Bene, 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 ah, bene, bene. Forse anche nella sigla italiana, Enzo Polito. Sì, esatto, bravo, 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 bravo. Perché sono tutte canta tutte e due. Bravo, bravo, bravo. Allora, abbiamo visto fino adesso il eh, modello della HL Pro. Un modello relativamente economico, quanto costava? 140. 140 euro 140 euro sì. è molto bellino perché è fatto molto bene era disponibile eh, in due colorazioni normal e metallic sì. normal eh, perché si immaginava che i colori dell'anime fossero opachi fossero non metallizzati in realtà il metallic è un normal anche lui perché eh, non sappiamo immaginiamo che un oggetto di metallo possa essere metallizzato e scintillante nei, nella sua colorazione però naturalmente quello che vedevamo sullo schermo era colori pastello ecco quindi il, la versione normal riprende i colori pastello dell'anime la versione metalli che lui immagina come un oggetto realmente di metallo ehm, dicevo modello molto bello modello molto bello che mi ha soddisfatto per parecchi anni ehm, perché un astroganga in collezione ci vuole N è assolutamente imprescindibile, eh, uno può apprezzarlo, può non apprezzarlo nella sua ingenuità, anche nell'ingenuità delle, delle sue forme, dei suoi disegni, però è comunque imprescindibile. Ma c'era un tarlo, c'era un tarlo che mi ha accompagnato negli ultimi due anni e questo tarlo si chiama Ray. Perché Ray mi diceva, giornali, eh, lei se deve fare il Carbotics, perché il Carbotics è il più bello di tutti e non c'è niente da dire. E io dicevo, no, guarda Ray, perché Astroganga io non lo amo e non lo amo così tanto e quindi diciamo che averne uno in collezione, la KL Pro mi va benissimo. Ma No, giornalista, lei sbaglia, su questo non c'è sta... Non... Allora insomma io avevo questo tarlo perché mi spiace, mi spiace molto dirlo, ma Ray difficilmente sbaglia. Eh, vuoi perché è una persona estremamente sensibile? Vuoi perché è un artista a livello di giudizio sui robot? Non a caso eh, è sul canale dei robot e del giornalista eh, ci prende, ci prende, ci prende, quindi diciamo che io quest'estate, eh, trovando un'offerta speciale eh, su internet online di un noto rivenditore italiano, che vendeva a un prezzo relativamente accessibile questo modello di Carbotics 5 Pro. Uh, che stava salendo alle stelle come valutazione, ho deciso di cliccare. Ho deciso di cliccare e l'ho acquistato a 280 euro, che è un ottimo prezzo perché questo uh, astroganga di Carbotics 5 Pro Studio sta arrivando velocemente a superare i 380-400 euro. Per cui diamo il benvenuto a, a questo fratello maggiore di ehm, HL Pro e scopriamo se Ray ha ragione o meno. Vogliamo andare all'unboxing? Quindi arriva col suo cellophane che lo avvolge. Sì, non abbiamo, non abbiamo ancora fatto assolutamente nulla, come sempre, lo apriamo qui in diretta, io in realtà. Una sbirciatina gliel'ho data. È stato eh, più forte di lei, Una sbirciatina gliel'ho data eh, quest'estate, eh, però non l'ho tirato fuori dalla scatola perché volevo che questa fosse l'occasione in cui insieme lo analizzavamo. Vediamo la scatola: una scatola di dimensioni normali, abbastanza generose, eh, con questo modello che eh, con questo astro gang in copertina con scritto acarbotics Hybrid carbon che poi è stata tolta questa hybrid carbon, non l'abbiamo più vista, credo neanche sul Mechander. Ecco, questo è stato il primo Carbotics. Eh? Però vado a memoria, posso sbagliare. Questo è stato il primo modello della linea Carbotics che poi è diventata una delle nostre sicurezze, perché difficilmente i modelli Carbotics ci hanno deluso. Uh, leggete anche il numero che contraddistingue questo modello che è CX001M dove M sta per Metallic, perché io ho acquistato ancora una volta la versione Metallic. 5 uh, Pro Studio Action Figure Series Astro Ganga 5 Pro Studio vediamolo di fianco. Semplicemente il logo dell'anime in giapponese. Anche l'altro lato anche sull'altro lato e dietro. e dietro abbiamo un'altra scritta molto nobile che è Medicom Toy. Che anche questa, se non sbaglio, sparisce nei modelli successivi del mm. Ok, bene, 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 bene. Eh, vogliamo procedere all'apertura. Vuole farlo da sotto? Vuole farlo da sotto? Vuole farlo, non da, vuole sotto. farlo da sotto? <ride> Lo fa da sopra? Lo fa da sopra? Abbiamo un generoso blisterone in. Polistirolo, un sarcofago. un sarcofago di polistirolo con delle istruzioni, con delle piccole istruzioni. Vediamo che è al contrario, noi okay, le istruzioni le vedremo dopo, sulla, uh, sul polistirolo, sulla superficie del polistirolo, vi sono incise. Eh, il logo, vi è inciso il logo dell'anime giapponese Astroganga uh, con la scritta Carbotic 01M 5 Pro Studio. Con una sorta di cornicetta, ma il bello viene sollevando la superficie del sarcofago. Lo tenga pure davanti, se riusciamo ad aprirlo così, riusciamo a fare una bella cosa. Ecco che lo apriamo e vediamo che vi è della carta velina e sotto questa carta velina vi è astroganga in tutto il suo splendore. Beh ragazzi, che impressione vi fa così a caldo? È veramente bello, imponente, mi viene cioè, da dire praticamente l'astroganga, forse vabbè, è l'unico e finale, cioè, copri questo e basta. Io però... Gliastroganga li dimentichi. Arriccio un po' il naso se penso alle proporzioni perché le proporzioni del Metal Tech mi sembravano un pelo più azzeccate, ma magari un'impressione per la posa che stiamo vedendo adesso, la, poi lo vediamo. Le dico subito, secondo me invece no, non è mm. così perché il Metal Tech è un po' più esile, qua è più imponente, non allora, è un po' più anime. Lui. Io sono andato a rivedermi, eh, mio malgrado, perché come diceva il buon minigio, non è facile oggigiorno. Uh, rivedere astroganga perché è un anime un po' pesantuccio nella sua, nella sua semplicità nella sua ingenuità ehm um... E le proporzioni sono quelle proprio di un cicciotto yeah. di, un, uh, sì, di, di, un, uh, di un modello di un, di un robot molto uh, robusto, robusto, dove le gambe effettivamente non sono lunghissime rispetto al uh, busto. E quindi si ha questa sensazione proprio voluta di robustezza, di forza, di forza brutta, anche perché non dimentichiamoci che è un robot che è mena. Mena le mani e non ha altre armi. Quello che salta all'occhio, e lei è stato bravissimo ad anticiparmi, Minigio. È che eh, devo dare ragione a lei in pieno perché solo aprendo, solo aprendo la confezione a questo, in questo stadio si ha la fortissima sensazione che sia il modello definitivo, che non ci sia bisogno di nient'altro. Per Astro Ganga, anche sì. in futuro, cioè, difficilmente ci può essere un modello così perfetto come questo di Carbotix. Ehm, io non ho idea di come sia la versione anime, devo dire, eh, versione anime che è in possesso di Rei, eh, che è molto bella. Nel senso che, però, io trovo che questo, questo metallizzato sia. Molto, molto rispettoso del, dei colori originali del, dell'anime e che non dia in alcun modo fastidio che non sembri eh, artefatto rivisitato, ma sembri proprio quello dell'anime semplicemente divenuto di ver vero metallo, cioè traspassato, trasposto dal disegno a un oggetto in metallo reale, reale. Ecco, questa è la sensazione che ho. Vogliamo dare un'occhiata al resto del contenuto della scatola? Solleviamo un attimino i bordi del eh, vogliamo estrarlo eh, Estraiamolo per perché c'è il rischio sì, io... che possa cadere, sì. Sì. Ti do una mano. Ok. Ecco. Troviamo delle mani aggiuntive, eh, due coppie di mani aggiuntive, troviamo due eh, visi per due mascherine del viso, eh, troviamo una sorta di tool, cacciavite o oggettino per eh, disincastrare per incastrare e disincastrare i visi dalla testa e troviamo una simpatica miniatura del protagonista, cioè Cantaro, con una feature che scopriamo immediatamente, cioè togliamolo dalla scatola. Forse ci vuole il tool anche per toglierlo dalla scatola. No, non <ride> penso. Forse. E scopriamo che è magnetico. Eccolo. Qui. E quindi nasce, adesso lo andiamo a zoomare, lo andiamo a... vediamo un po' se riusciamo a inquadrarlo bene, vedete quanto sia dettagliato nelle sue dimensioni realmente microscopiche con l'orecchio di astro Astroganga. Con l'orecchio di Astroganga, ma c'è un perché. Perché noi possiamo andarlo ad appoggiare magneticamente sulla spalla di Ganga. Facciamolo. Dobbiamo togliere sì, l'orecchio. Sì, 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 Basta solo tirarlo, sì. eccolo. Non voglio infilarlo più di tanto, però ecco che l'effetto e la scena ripresa dal, dall'anime compare sotto i nostri occhi, davanti ai nostri occhi. Ecco, vogliamo tranquillamente oh. mettere via, vogliamo tranquillamente mettere via la scatola che non ci servirà oltre perché non andremo a cambiargli le mani. Non dire solamente le mani, queste qua sono in posizione volo. sì e poi questa maschera qua con questi occhi qua, sì. fa riferimento a una puntata di Astro Ganga quando lui viene clonato sì. dai Blaster e praticamente il suo clone ha questo volto con queste occhiaie cattive, tra virgolette, diciamo. Quindi può essere Ganga o il clone cattivo di il Ganga. Ok. Perfetto. Adesso vogliamo metterli di fianco uno uh, di fianco al um, liberiamo prima sì liberiamolo da questi due da questi due braccioli di salvataggio lo mettiamo un pochino più dritto e vediamo le proporzioni con la kelle pro ecco li abbiamo appaiati più o meno nella stessa posa e vedete eh, le dimensioni le dimensioni sono eh, un po' severe con il modello di HL Pro che non arriva più in alto dello stemma del modello Carbotics. Ma in assoluto le due figure eh, sono diverse, più rotondeggiante, più tarchiata, più eh, simile alla versione animata. Quella di Carbotix e più esile e slanciata, ehm, quella di HL Pro. Vedete anche la mascherina del petto come sia a punta verso il basso, quella di HL Pro, mentre quella di eh, Carbotix sia più ampia e dia questo senso di potenza di possanza al modello rispetto alla maggiore esilità del. Ehm, del suo più piccolo cugino oserei dire una parentesi graffa una parentesi graffa ah, bravo, sì, una parentesi graffa ecco, quello che mi piace moltissimo sono i colori che sono vedete, io, ci sarebbe da perdersi nel, nel rosso scelto da uh, Fai Pro Studio per questa parte superiore del busto, perché è un, un rosso pazzesco è un rosso scuro che si è illuminato da dei riflessi chiari cangiante, eh, cangiante quasi mm -hmm. ed è veramente bellissimo vedete il viso come sia come, come risulti più leggibile più dettagliato anche nel disegno degli occhi eh, mentre quello di eh, HL Pro sia un pochino più sia tutto in scala più piccola e quindi semplicemente meno riconoscibile vedete anche lo stemma come sia ben uh, studiato eh, nella versione grande e come sia semplicemente dipinto nella versione più piccola ehm, direi che i due modelli non sono confrontabili direi che Ray aveva ragione eh, direi che questo è il modello definitivo di astro gang ehm, Cos'altro dire? Eh, mi piacerebbe molto vedere un particolare sulla schiena che eh, voi avete già raccontato nel pippotto, se vogliamo girarli. Giriamoli tutti sì, e sì, due. Li giriamo tranquillamente. Minigio, anche l'altro. Ah beh, qui abbiamo anche il dettaglio delle viti da una parte e zero viti dall'altra. Esatto, parte. qui abbiamo il dettaglio delle viti aperte, cioè non coperte sul modello piccolo e invece questa perfetta... Uh, Chiusura, copertura, copertura del, del modello Carbotics. Ecco una cosa che mi piace moltissimo di Astroganga e forse la cosa che mi piace di più è che, come avete detto nel Pippotto, come avete anticipato nel Pippotto, Astroganga sapeva volare mentre Mazinga qualche mese dopo non avrebbe saputo farlo eh, e al punto tale che si dovrà poi progettare per lui il, lo, lo scrender eh, mentre Astroganga eh, sapeva volare e lo faceva con un reattore il cui disegno ricorda tantissimo quello delle ali delle macchine americane degli anni 60 eh, quelle Cadillac, quelle Chevrolet che avevano questa pinna posteriore con queste forme morbidissime perché vedete che sembra quasi che la parte superiore sia una sorta di abbozzo di mantello perché ha due ali sopraelevate eh, ai due lati del corpo con, terzo, con questa terza piega centrale. Che, che nasconde il reattore con cui volare è un particolare della figura di Astroganga che è, è molto 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 bella e la vedete anche di fianco. Eh, vedete come nel modello di ehm, Carbotics questa sorta di mantello con queste tre pieghe, da cui appunto la piega centrale eh, è quella che nasconde il reattore, sia molto meno eh, evidenziata nel modello di eh, HL Pro, perché eh, si, si nota solamente il reattore centrale e non Due sbalzi laterali. Scende a triangolo, scende, diciamo. scende a triangolo, sì. Sì molto pronunciato qua eh? qua molto meno forse più fedele lui all'anime mm, non saprei però comunque da un punto di vista estetico trovo più appagante i carbotics proprio questi entra. reattori nell'anime cioè, non funzionavano perché non emettevano nessuno no, <ride> nessun ma, ma, cioè, ma infatti vedere. non penso che siano dei reattori quanto eh. una sorta di piega di questo abbozzo di mantello, vedete come la parte superiore eh, della copertura della, della corazza sia sollevata dal resto del corpo. Un'altra cosa che mi piace moltissimo ehm, è questa figura morbida. Eh, sappiamo dopo questo lungo pippotto che abbiamo fatto che Astroganga è di eh, metallo vivente. Ed essendo di metallo vivente, non ha bisogno di articolazioni, non ha bisogno di eh, meccanica e quindi è molto duttile, è molto morbido. E le figure, direi ancora una volta, più Carbotics che HL Pro, non sembrano proprio quelle di un robot, quanto di, un, di una massa. Uh, mobile di un, uh, non riesco sì, sì. a spiegare Beh, Prima cosa lei parlava così. di golem, esatto, esatto, esatto. esatto. E ricordano, ricordano un golem, ricordano un golem più che un robot. Adesso vogliamo dare qualche dato tecnico di questo modello. Tac. Fai pro. 23 cm, 23 eh. cm contro. 17 17 5 e a livello di peso? Allora Mini quanto è, quanto pesa la KL Pro? 160 e il Carbotics 420? 420 grammi, quindi beh, insomma, diciamo che sono tutti e due, mh, in proporzione alle loro dimensioni, eh, belli ricchi di metallo. Direi anche perché noi mh, sapete che, come canale, non stiamo a vedere. Eh, a soffermarci troppo sulle articolazioni e vedere di quanti gradi si possono muovere le gambe in avanti o indietro. Diciamo che un modellino di questo tipo nasce non tanto per essere portato agli estremi della sua posibilità, quanto per ricordarci, come dico sempre nelle puntate del canale, un pezzettino della nostra infanzia e dei cartoni che tanto abbiamo amato da quando eravamo bambini. Ma giornalista, volevo chiedere una cosa. Ma... Dica Giorgio, è un onore sentirla. Sì, sono qui che guardo, osservo, ma come mai sono così diversi? Perché uno la parte rossa ce l'ha, diciamo, dritta e l'altro ha una B, come la B del grande Mazinga davanti? Ma sa che è un'ottima domanda, Giorgio, perché in realtà eh, le do una mia risposta che penso eh, sia quella giusta, però eh, in realtà per questi anime... Non vi erano dei eh, disegni in computer graphic o dei progetti in 3D da cui non si scappava. Questi erano disegni, erano disegni e quindi risultavano differenti in ogni diavolo di puntata, anche perché venivano spesso disegnati da più squadre di disegnatori. Quindi c'era una squadra di disegnatori che faceva la parte del mantellino rossa piccola sopra, magari un po' a punta, e quella che la faceva più tonda sopra. E quindi l'interpretazione di un modello non è... Eh, così rigida come per un Gundam di nuova generazione in, realizzato in grafica computerizzata che è così uguale nell'anime e nel modello e in tutte le sue interpretazioni. Queste qui sono interpretazioni soggettive da parte degli autori che ne disegnano lo sculpt del modello e che quindi sono liberi di dire io mi ispiro a quella puntata e a quel disegno piuttosto che io mi ispiro a quell'altra puntata e a quel disegno. Ecco che qui abbiamo due Astroganga che sono assolutamente Astroganga perché non è, è impossibile sbagliarsi, però risultano Leggermente diverse, vedete anche le spallucce che sono molto più a punta nel modello HL Pro mentre sono molto più tonde nel modello Carbotics. Ecco, questo è. È, è contento della risposta? Sì, però va bene, la accetto. Rioma vuole aiutarmi? Ma allora, l'ha detto lei, poi però ribadisco nel corso dei 26 episodi, 26, 26 sì. è chiaro che le squadre disegnatori all'epoca era ancora più artigianale di oggi, eh, la, la, la dice lunga il fatto che alcuni disegni fossero in un modo e altri in un altro, a volte anche la colorazione non era proprio la stessa. Allora. Se si guarda l'anime, cioè quando è in fase di volo, lui è molto più snello, è molto più slim, capisci? Aerodinamico. Bravissimo, mentre, e quindi si avvicina un po' più alla Kelle Anche se aveva questa forma a croce mentre, tipo aereo. Mentre quando è in fase di combattimento, quando dice ganga, che si vede questa inquadratura dal sotto, c'ha cioè questo pettone enorme, questo grassone, sì quindi va un po' all'interpretazione. Quindi va interpretazione diventa soggettivo. Come vogliamo disegnare? Il nostro ganga. Bene, bene, bene. Cosa rimane? Beh, rimane uno, qualche osservazione sul viso? Sul viso, ma queste tre creste che poi sulla nuca si uniscono. Queste tre creste che si uniscono sulla nuca, vogliamo vederlo? Sì, ruotiamo anche l'altro. Allora, noi vediamo le tre creste, che poi dietro la nuca, ecco, che diventano. Un'unica accune. Ecco, e come le definiamo? Ma una sorta di elmo abbozzato che si fonde con un viso e quindi tre creste per dare una sorta di ornamento alla testa? Ma sembra più che altro una sorta di corona. Una sorta di corona, una sorta di, sì, di, di, di casco a corona che va a proteggere quello di un volto molto, molto, molto umano. Però si è già cercato in questa seconda produzione robotica andando a partire con Tezzu Gin 28, dando alla testa un, una sua dignità. Tezzu era più semplice, c'era una cresta unica. Certo. Un po' elmo dell'antica Grecia per dire. Qui invece abbiamo detto: no, facciamo qualcosa di più complesso fino ad arrivare poi alla testa di Mazinga Z, che è complessissima, che è complessissima e che va a creare qualcosa di... che non si era mai visto fino a quel momento. Bene, se lo riportiamo nella posizione frontale diamo anche un uh, giudizio, una conclusione finale. Bene, ragazzi, cosa ne pensate di questo modello? Aveva ragione lei? Eh sì, aveva proprio ragione. Io invece continuo a vedere con un occhio un po' più affezionato il Metal Tech, la KL Pro. Io dopo la picchio. Va bene, però questo è il mio giudizio. Io trovo che questo Carbotic sia molto più rotondo e quindi molto più simile a quello che è ehm, Astroganga. È vero che eh, non avendo la possibilità di trovarlo questo carbotix o non avendo la possibilità di spendere le alte cifre che eh, a cui viene venduto eh, ultimamente diciamo che il l'HL pro è un'ottima un'ottima eh, soluzione per la nostra collezione e non costituisce affatto un ripiego potendo scegliere io direi che il carbotix è anni luce eh, avanti rispetto all'HL pro e Comunque, amici cari, l'astroganga ne esce rivalutato, riscoperto eh, anche dal sottoscritto e non è solo quel simpatico bamboccione che credevo. Con questo io vi ringrazio. Eh, ringrazio il buon Mini Joe. Buonasera, grazie Mini a voi, Joe. Grazie, grazie a voi, è di un essere piacere. stato con noi. Grazie a voi, è stato un piacere. Ringrazio Rioma. Grazie a lei, giornalista, grazie a Migio, grazie a Giorgio e Anime Toys. E ringrazio, beh, l'ha già detto lei. Comunque, io. Ciao, ragazzi! Grazie, ciao, Giorgio! Ciao a tutti! Vi diamo appuntamento alla settimana prossima con una nuova recensione del canale dei robot del giornalista. Ciao a tutti!